Se hai ricevuto un messaggio sospetto, puoi verificare l'indirizzo IP del reale emittente tramite la lettura delle informazioni di autenticazione. Questa procedura si basa sull'analisi dell'header dell'email ricevuta, ovvero le intestazioni del messaggio che contengono informazioni sulla sua vita, dall'invio all'accettazione da parte del server destinatario. L'header di un messaggio di posta viene aggiunto dal client emittente e da email server, attraverso i quali passa il messaggio. Ad ogni passaggio viene aggiunto un nuovo record sopra al precedente, per cui l'header deve essere letto dal basso verso l'alto. Gli header possono essere verificati attraverso i più comuni programmi di posta, ma anche attraverso la webmail, come ti mostrerò in questo video. Accedi a webmail.aruba.it e scegli la versione Smart. Seleziona il messaggio del quale visualizzare l'header. Clicca in alto il pulsante Altro e scegli Mostra header. Analizziamo le voci che compongono le informazioni di autenticazione. I campi a disposizione sono generalmente i seguenti. Return Path indica l'indirizzo mail a cui torneranno eventuali errori di recapito del messaggio. In questo caso, mittente@indirizzodiposta.xx. Delivered to indica l'indirizzo email a cui è destinato il messaggio. In questo caso, destinatario@indirizzodiposta.xx. Received fornisce informazioni sull'accettazione delle mail da parte dei server in cui è transitata, come la data, l'ora e i dati del server, come l'IP. DKIM Signature mostra le informazioni della chiave DKIM. From e Sender mostrano l'indirizzo del mittente. To indica l'indirizzo destinatario. Date data di trasmissione delle mail. Message ID è formato da una stringa alfanumerica seguita da @nome_domínio_mittente.ext che identifica in modo univoco l'email ed è generato dal client da cui parte il messaggio. Subject oggetto dell'email. MIME version definisce la versione del protocollo MIME utilizzato dal mittente. X string non esiste uno standard per i campi che iniziano con X, vengono inseriti a discrezione del client di posta. Reply to vi può essere indicato un indirizzo email, generalmente diverso dal mittente, a cui inviare eventuali risposte. Gli ultimi received, cioè quelli più in alto, mostrano il passaggio dall'email dai server che ne hanno gestito l'invio ai server che ne hanno gestito la ricezione. Ricordati che è comunque possibile aggiungere righe con received falsificati. Eventuali righe di received falsificate possono essere inserite solo all'inizio dell'header, quindi più in basso, poiché la lettura di un header deve essere fatta dal basso verso l'alto. Gli orari indicati nell'header fanno sempre riferimento al GMT, ossia l'ora media di Greenwich. In Italia l'orario è pari a GMT più 1 nell'ora solare o GMT più 2 nell'ora legale.